Caro Di Marzio, se tu non c'hai dei nomi che sono accostabili al Napoli, se non li dare, mi fa molto più piacere se non li dai proprio. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi, in questo 14 giugno, siamo qui riuniti perché voglio commentare quello che ha detto Di Marzio ieri. Perché, ragazzi, ieri sera Di Marzio ha fatto due nomi, ok, per il Napoli. Uno proprio, quando l'ho letto, mi è venuto da ridere. Vi dico proprio la sincera verità perché ho detto: no, è impossibile che succeda. L'altro invece, ho detto: ci può stare. Comunque, prima di parlarne, però, le solite raccomandazioni. Mi raccomando, iscrivetevi che è totalmente gratis. E poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, ragazzi, Di Marzio ieri sera, alla trasmissione di calciomercato su Sky Sport, ha fatto due nomi per il Napoli. Ha fatto due nomi di terzini, diciamo di quarti barra quinti di centrocampo, ok? Uno a sinistra e uno a destra. Uno, usiamo questo termine, me. L'altro, buonino, tendente al buono, ottimo, secondo me. Cominciamo dal me. Ragazzi, Di Marzio ieri ci ha accostato Spinazzola. Ora, con tutto il bene per Spinazzola, non ho niente contro il calciatore, però onestamente, voglio, cioè, con tutto il bene, caro Di Marzio, se tu non hai nomi attendibili da dare al Napoli, scusate ragazzi, oggi ho un po' di allergia, quindi col naso c'ho un po' di problemi. Comunque, caro Di Marzio, se tu non c'hai dei nomi, che sono accostabili al Napoli, se non li dare, mi fa molto più piacere se non li dai proprio, o quantomeno dai quello che sembra più papabile, come è successo con l'altro nome. Ma non mi dire Spinazzola al Napoli, per piacere. Cioè, ragazzi, Spinazzola, mo, over 30, ne ha 31. Quando compirai i 32 anni? Fatemi controllare. Li compirà a marzo, quindi l'anno prossimo. A 31 anni si svincola, quindi è un parametro zero, laterale di sinistra, quindi sarebbe diciamo, il giocatore che andrebbe a sostituire Mario Rui. Ecco, mettiamola così. È comunque un terzino che non ti fa soltanto avanti e dietro la fascia, però si può anche accentrare e andare al tiro, va bene? Però ragazzi, Spinazzola era un signor terzino prima di rompersi all'Europeo che vinse l'Italia. La sliding door in negativo per la carriera di Spinazzola, purtroppo, è stato l'Europeo, perché dopo quell'infortunio al tendine d'Achille che ebbe durante l'Europeo, Spinazzola è scomparso e ha avuto un sacco di infortuni. Nella stagione che è appena finita, la 23-24, Spinazzola si è fatto male ben 5 volte e ha saltato la bellezza di 15 partite, cioè ha quasi saltato un girone intero. La stagione precedente ancora, quindi quella di 2 anni fa, ha avuto 3 infortuni dove ha saltato 14 partite. Cioè, ragazzi, in 2 stagioni Spinazzola ha saltato una trentina di partite circa. Stiamo parlando oltre di un terzo di partite totali. Stiamo scherzando. Cioè, non mi puoi andare a accostare Spinazzola al Napoli con tutto il bene. È un giocatore che fisicamente non ti dà più garanzie. Ed altra cosa importante da dire, Spinazzola a livello di ingaggio prende quanto Di Lorenzo. E questo vi fa capire quanto la Roma non gestisca bene il monte ingaggi. Tu vai a prendere uno che si infortuna spesso, over 30, che ha un ingaggio paragonabile a quello di Di Lorenzo. Quindi se lui viene a parametro zero, magari si accontenta anche di prendere un po' di meno, però gli devi dare le commissioni, gli devi dare i bonus alla firma, perché sappiamo come funziona con i parametri zero, lo stiamo vedendo con Hermoso. Tra parentesi, velocissima, pare che con Hermoso si stia per finire, vediamo se sarà così. E poi altra cosa importante, ragazzi, che non va sottovalutata, bisogna vendere Mario Rui. E secondo me non sarà facile. Noi sappiamo che il Napoli vuole liberarsi di Mario Rui, un giocatore che ormai ha finito il suo ciclo a Napoli e non è un giocatore compatibile con le idee di Conte. Quindi prima devi vendere Mario Rui, che non è facile. Come sostituto, cioè come riserva del titolare, ti vai a prendere Spinazzola? Assolutamente no. Ripeto, fosse stato lo Spinazzola pre-europeo,
quello che faceva veramente bene, avrei detto anche sì, era anche un giocatore comunque più giovane. Ma lo Spinazzola di adesso, ragazzi, mi dispiace, ma per me non è assolutamente. Non è un giocatore da fascia alta in Serie A, secondo me. Caro Di Marzio, questo nome che mi hai accostato al Napoli, onestamente, preferivo che non me lo davi. Me lo dico proprio sinceramente. Preferivo il silenzio, ecco. Comunque, detto questo, passiamo invece all'altro nome, che è decisamente più interessante, secondo me. È un nome che io conosco e voglio aprire un attimo una piccola parentesi su questa cosa. Allora, innanzitutto di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Amar Dedic, giocatore del Salisburgo, classe 2002. Ora, apro una parentesi veloce, perché magari qualcuno potrà dire, vabbè, tu conosci a tutti quanti. Allora, io ragazzi sono un malato di Football Manager, e per malato intendo malato, cioè giusto per farvi capire, in 8 mesi ho collezionato 1600 ore su questo gioco. Cos'è Football Manager? È un gioco gestionale dove tu praticamente sei l'allenatore di una squadra, devi organizzare le tattiche, devi organizzare gli allenamenti, vai a fare scouting, quindi gestisci gli osservatori in tutto il mondo. E a me piace molto fare lo scouting, cioè mandare gli osservatori nei posti più dimenticati dal mondo a cercare i talenti. E mi capita molto spesso di, per esempio, non so, andare in Austria, in Svizzera, in Scandinavia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Belgio, a cercare giocatori. E quindi, a furia di fare carriere su questo gioco, questi nomi li conosco. Poi, ovviamente, li vado a visionare anche nella realtà. Non è che mi baso sul gioco, però questi nomi li conosco. Ed è uno di quei nomi, perché da Salisburgo, comunque, sapete, è un club da cui escono fuori sempre un sacco di giocatori interessanti. Allora, chiusa questa parentesi, quindi Dedic, classe 2002, c'ha 21 anni, quindi a livello di liste è un under 22, non andrebbe a occupare uno slot negli over. Cosa però da dire importante è che lui è un extracomunitario perché è bosniaco. Parliamo praticamente di un laterale, può giocare sia laterale in una difesa a 4, ma anche in una difesa, cioè in un centrocampo a 5 a 4, quindi può giocare sia terzino di difesa a 4 come esterno di centrocampo. E cosa importante, versatilità, gioca sia a destra che a sinistra. E secondo me è un nome che fa il caso di Conte perché una delle sue caratteristiche principali è che sa fare bene la doppia fase, quindi sa sia difendere che attaccare, molto dinamico, si fa la fascia avanti e indietro molto molto bene, è bravo nel posizionamento difensivo, ha una buona lettura difensiva ed è anche un giocatore che ha una fisicità anche abbastanza, diciamo, accentuata. Un'altra caratteristica principale di questo giocatore è che ha un'esplosività fisica che è molto, diciamo, importante in quella zona del campo. Quindi è sicuramente un giocatore che già adesso, secondo me, è a un livello buono. La cosa bella è che lui ha 20 anni, quindi, anzi 21, 2002, quindi può ancora migliorare. L'unica cosa però da dire è che lui è un nome alla Wanderson, cioè è uno di quei nomi che viene per sostituire Di Lorenzo e non per fare la riserva di Di Lorenzo. Questo perché? Perché il suo cartellino è di 20 milioni. Però attenzione, gioca in una squadra che farà la Champions League e che farà anche il Mondiale per Club, che il Salisburgo farà anche il Mondiale per Club. E ha un contratto che scade fra 3 anni, quindi questi 20 milioni potrebbero diventare tranquillamente 30. Ok? È un giocatore che devi spendere parecchio per prendertelo. Non lo prenderà mai il Napoli se Di Lorenzo resta. Quindi questo è un nome, insieme a Wanderson, che è legato al destino di Di Lorenzo. Un destino che a oggi, ragazzi, non è scritto. Ok? Perché comunque Di Lorenzo in quella intervista che ha fatto in nazionale, diciamo che ha lasciato la porta aperta. Ha detto, ho parlato con la società, poi quando sarà il momento parlerò. Cioè, a me non sembra proprio che la situazione sia stata chiusa e che sia definitiva. A me più che altro ha dato la sensazione che se ne parlerà dopo l'Europeo. A me sembra tutto fuorché chiuso e definitivo il discorso di Lorenzo. Quindi questo nome io me lo prendo, me lo segno, perché è un nome che mi piace e che secondo me è un nome che è da Napoli, ok? Sotto tutti i punti di vista. Però dobbiamo vedere cosa succede con Di Lorenzo, ecco.
Detto questo, ragazzi, finisce qui il video per oggi. Sarà stato un video abbastanza corto, me ne rendo, diciamo, per i miei standard è un video corto, però vabbè, ho voluto giusto commentare questa notiziona che ha dato Di Marzio ieri sera. Vi lascio però dicendo che ieri sera ha parlato anche l'agente di Meret e praticamente diciamo che ha confermato quello che vi ho detto ieri nel video, cioè che il rinnovo si farà anche perché è uno step obbligatorio, perché altrimenti se ne andrebbe a parametro zero. La cosa però interessante che ha detto l'agente è che Meret si è convinto a restare grazie a Conte, cioè pure Meret voleva andare via. Cioè, questo si è, ha lasciato capire, cioè è arrivato Conte e quindi Meret si è convinto a restare, quindi anche lui voleva andare via. Così pare. Comunque, rinnoverà anche lui, però ecco, poi vediamo se appunto è un rinnovo per restare o un rinnovo per massimizzare la cessione magari quest'estate. Lo scopriremo solo col tempo. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Ragazzi, interrompo il Darion del passato perché questa è una clip extra che è posteriore. Infatti, come potete vedere qua dietro è spuntata una piantina. Comunque, ci sono degli aggiornamenti dell'ultima ora su Buongiorno, che ci ha dato Ciro Venerato la Rai, ok? Quindi Ciro Venerato. Allora, ci ha praticamente detto che il Napoli e il Torino hanno trovato un'intesa sulla base fissa per Buongiorno. Si parla di 40 milioni netti. La differenza della trattativa la faranno i bonus, secondo Ciro Venerato. Si parla di una cifra per il piazzamento in Champions League, poi ovviamente altri bonus legati a vittoria scudetto, vittoria della Coppa Italia, quindi diciamo che sono 40 milioni più bonus legati a piazzamento in Champions e vittoria scudetto e Coppa Italia, detto in modo sintetico, e non ci sarebbero percentuali di futura rivendita. Per quanto riguarda il contratto, ci dice Venerato che mi hanno offerto a Buongiorno il doppio dell'ingaggio che percepivo al Torino, quindi oltre 1 milione con i bonus, contratto da 5 anni. E quindi ragazzi, pare che siamo vicini anche a Buongiorno, così ci dicono. Poi sappiamo bene che delle volte, no, uno dice vicino e poi il giorno dopo Buongiorno va all'estero. Può succedere tranquillamente perché è successo in passato, però a oggi sembrerebbe così. Approfitto per ricordare che Manna è un incapace, come dice qualche fenomeno. Detto questo, quindi pare che Buongiorno sia vicino. Vediamo gli sviluppi delle prossime giornate. Pare che sia Buongiorno che Hermoso siano prossimi alla firma con Napoli. Vediamo se dovesse succedere, niente male. Ecco, quindi detto questo, vi lascio al Dorian del passato. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate anche la campanella. Detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre! Noi ci vediamo domani. Domani vi ricordo è l'esordio dell'Italia agli europei, giocherà contro l'Albania, quindi ci vedremo probabilmente la sera col post partita. E niente, buon venerdì, buon sabato e a domani. Ciao!